Benvenuti a tutti, veramente un piacere vedervi. Tra l'altro, conoscendovi si capisce, si percepisce quanto siamo e siete eterogenei e noi in grado di aggregare realtà diverse, perché questo, andando subito all'essenza, è lo scopo di questi incontri, cioè quello di mettere insieme competenze, realtà, valori diversi. Proprio perché ormai ce lo siamo sentiti dire, lo abbiamo detto più volte, la realtà richiede trasversalità. Guai ai silos verticali che per anni abbiamo fatto. Ognuno, no, forte della propria competenza, della propria, diciamo, capacità di innovazione, creava un proprio silos, una propria, che poi però rimaneva in una cattedrale bellissima, ma nel deserto, che non comunicava con il resto, e anche non creando valore nemmeno quindi a chi l'aveva pensato e realizzato. Oggi siamo, diciamo, come strumento fondamentale, come dicevo, è la capacità invece di ragionare in modo trasversale, in logica di piattaforma, e mettere insieme a fattore comune realtà diverse. Questo è lo spirito che ci ha mosso quando un po' di tempo fa abbiamo pensato di costituire questo hub, questo innovation hub, che mettesse insieme quindi i bisogni delle aziende con la creatività di altri, giovani o altre piccole aziende, in grado, no, di poter risolvere e rispondere a quei bisogni. È chiaro, facile a dirsi, molto meno chiaramente a farsi, perché come tutte le cose, un convento che facevamo anche prima, il cambiamento richiede energia, richiede determinazione, richiede anche chi ci crede, richiede anche chi alla fin fine investe, credendo in questo, in modo tale da favorire questo contesto. Perché ognuno di noi a livello di pura considerazione è d'accordo sul fatto che l'innovazione possa accadere quasi in modo naturale, non accade in modo naturale il fatto che l'idea, se bella, diventi una, venga applicata e diventi un valore per il mercato o per un'azienda, quello che si chiama trasferimento tecnologico. Perché tante start-up, ad esempio, ahimè, abortiscono? Proprio per questo, proprio perché l'idea di per sé sana, bellissima, non trova possibilità di ricaduta per essere quindi trovare l'infa vitale che la possa far mantenere. Questo passaggio è lì che operiamo noi, che opera un po' lo tecnologico, quindi cercare di mettere insieme questi due mondi. È ovvio che, come dicevo, perché questo accada serve anche, come dicevo, chi ci crede e chi investe. In questo ringrazio infatti la BCC che ha creduto sin dall'inizio in questa nostra, in certi versi, sfida, e ha sostenuto come main sponsor questo progetto, che lo dico subito, è talmente bello nel suo significato, è talmente bello per la ricaduta che può avere, che già ha, ma che può avere se amplificato su tutto il territorio, che vogliamo renderlo strutturato. Questo è hub, questa attività qui è quella che va fatta tutti i giorni, tutte le ore, e tramandata e, diciamo, che coinvolga tutti. È come se lanci il sasso e l'onda va, in modo tale che ognuno di noi si faccia promotore, attivatore di questo approccio, e non sia soltanto la grande azienda illuminata, che grazie a Dio esistono, ma contamini la grande azienda, altre grandi aziende, altre meno grandi, e così via, tutto un tam-tam. Questo, dice, è un sogno, certo, come tutte le cose, però se non sogni, non smuovi. E noi abbiamo bisogno di smuovere, abbiamo bisogno di passione. Poi la passione, alla fine, fa anche soldi. Alla fine sì, certo. Perché se poi vai a vedere tutti i casi di successo che hanno fatto soldi, la genesi, il fuoco è stato quello,
è stata l'idea della passione che l'ha mosso, passione che ha aggregato altri. Nessuno l'ha fatto da solo, tantomeno oggi, che siamo aperti. Parlavamo ora, no, di un'intelligenza artificiale che è open source come tale, quindi è a disposizione di tutti, ed è uno strumento potente, enorme, più grande di quanto sarà è stata Internet, ma va saputo approcciare e usare con questo approccio e soprattutto, come commentavamo, recuperando l'uomo. L'uomo ha lo strumento dell'intelligenza artificiale, l'uomo sogna, l'uomo ha la passione, l'uomo ha empatia, è empatia che lega noi, è l'empatia di partecipare diciamo, ad un'iniziativa che possa generare, essere generativa di altre idee e contaminante di altre idee. Oggi ne vedremo tre, quelle che sono, domani ne vedremo 30, 900, esponenziale. Questo, ed è possibile. Tra l'altro, un indotto come quello bresciano è in grado di farlo a livello imprenditoriale, a livello accademico, a livello di start-up. Ci siamo stancati di sentirci dire che il venture capital in Italia non funziona, ma è vero, finora. E perché non funziona? Perché? Perché non si è innescato questo. Naturalmente nella Silicon Valley c'era, ma cosa ci vieta a noi? Noi che abbiamo la passione, noi che abbiamo la capacità di parlare per emozioni. Il Rinascimento è nato da questo. Questa è una bottega del Rinascimento. Scusate la retorica. È oggi. Allora c'era Leonardo, Raffaello, dipingevano, disegnavano, sapevano di storia. Noi oggi qua sappiamo di digitale, di intelligenza artificiale. Tante volte mi avete sentito dire che l'innovazione sostenibile, e questa lo è, coniuga digitale e sostenibilità, è l'arte del nuovo rinascimento. È retorica, sì, certo, ma considerate che cosa ha fatto l'arte nel Cinquecento. E cosa possiamo fare noi oggi invece con questa nostra arte? Questa è l'arte nostra. Finché si sente parlare di twin transition, digitale, sostenibilità, è fredda costa quasi governativa. Se invece la traducete e la fate diventare importante che sia mero strumento, mosso però, strumento mosso da questa energia e volontà sana, di unirci tutti insieme e parlare sì di digitale, parlare di sostenibilità, parlare di parità di genere, parlare in modo sistemico, pensiero sferico, l'avete sentito dire più volte. Questo è un modo nuovo, questa è cultura, è una cultura nuova, sana, che smuove, che porta. Quindi è con vero, veramente piacere, poi mi chiedo perché altrimenti porto via troppo tempo, che diamo il via a questo primo incontro che dico, secondo me, come ho detto, è il seme di un nuovo cambiamento. Grazie a tutti voi. Invito la dottoressa Stefania Ferretti a poter, direttore generale di Brescia, l'UTC, di darci un suo contributo. Grazie mille, vi darò veramente 5 minuti. Raccontandovi un po' che cos'è BCC Brescia. BCC Brescia è una banca cooperativa che è stata fondata nel 1903, è una banca locale al servizio di famiglie e imprese e è una banca che in 120 anni ha sempre assolto il proprio ruolo fondante di essere vicino al territorio e alle persone che lavorano su questo territorio. Siamo una banca con 61 filiali, 57 in provincia di Brescia, una in provincia di Mantova e tre in provincia di Bergamo. Gestiamo oltre 7 miliardi di masse, abbiamo oltre 115 mila clienti, 10.500 soci e siamo 416 collaboratori. Siamo una banca dinamica, una banca che scommette sul futuro e una banca che continua a investire. Negli ultimi 4 anni, vi do solo un riferimento, abbiamo assunto oltre 80 nuovi collaboratori, abbiamo aperto oltre filiali e
e entro la fine di quest'anno apriremo la nostra 62esima filiale. Ovviamente tutto questo grazie al patrimonio importante che ha la banca. Abbiamo un patrimonio di oltre 356 milioni, un CET1 del 29,25%, ma soprattutto siamo una banca che in 120 anni di storia ha sempre chiuso il proprio bilancio inutile. Bilanci che da sempre si contraddistinguono per una caratteristica fondante che è quella della sistematica di gestione. Abbiamo un indice NPL, che è l'indice dei crediti deteriorati molto basso, al 3%, e dicevo prudente gestione perché? Perché questo nostro deteriorato è coperto al 100%. Pertanto il nostro patrimonio, un patrimonio effettivo che non è svalutato da credito deteriorato. Siamo una banca versatile, una banca che costruisce relazioni sartoriali con le imprese e le famiglie. Facciamo parte di un gruppo, il gruppo Cassa Centrale Banca, è il settimo gruppo nazionale e grazie al supporto della nostra capogruppo siamo in grado di accompagnare le imprese anche in operazioni con l'estero piuttosto che in operazioni di finanza strutturata o straordinaria, ovviamente sempre con profili di elevata professionalità. A me piace però far emergere un elemento che è un tratto distintivo della nostra banca. Noi siamo una banca fatta di persone per le persone. Ed essere una banca di persone per le persone vuol dire avere ben chiaro un concetto, saper ascoltare i bisogni delle persone e provare a dare delle risposte. Ovviamente dietro molte persone ci sono le organizzazioni economiche, le nostre imprese, che a loro volta connettono quotidianamente persone e idee. Ed ecco perché BCC Brescia oggi è qui, perché vuole essere parte di quel virtuoso processo di positiva contaminazione che diceva l'ingegnere, che è l'archi grave di questo progetto Open Innovation Lab. Nella contaminazione c'è lo stimolo all'innovazione. L'innovazione crea occasione di sviluppo imprenditoriale. Le imprese che si sviluppano hanno bisogno oggi di giovani risorse. I giovani portano sviluppo tecnologico e la tecnologia ovviamente aiuta le imprese ad essere sostenibili. Tutta questa costruttiva circolarità ci ha portato ad essere oggi vicini a questo progetto, attraverso il quale sono convinta che diamo una struttura a idee e opportunità che man mano evolvono. Ecco perché noi siamo veramente orgogliosi di far parte di questo progetto. Siamo oggi in un luogo che ha nel proprio motivo di esistere proprio l'investimento sulle persone. E BCC Brescia è orgoglioso oggi di essere presente e sostenerlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie per gli interventi. Adesso andiamo un pochettino a capire cos'è questo Open Innovation Lab. Quindi vi chiedo ancora qualche minuto di pazienza e chiedo la collaborazione, se potete prendere posto, ai rappresentanti delle aziende dell'Open Innovation. Quindi Gabriele Ceselin, Massimo Buono, anche Cubonomi, e Alice Palumbo, e anche Claudio, se vuoi muovere ragioni o parte del gruppo. Cosa cerchiamo di fare adesso? Cerchiamo di parlare con voi un po' di questo progetto, di descrivere a tutti quelli che sono qui oggi che cos'è questo progetto, perché nasce, quali sono le ragioni, e poi magari, magari sicuramente, di rompere la scatola con qualche domanda, qualche commento, qualche idea. Anzitutto è un progetto che è necessario condividere e capire dove siamo e dove questo progetto nasce. Questo progetto nasce in CSMT. CSMT è un centro di trasferimento tecnologico, siamo tra ingegneria e medicina e operiamo insieme ai nostri partner su diverse direttrici, quindi innanzitutto housing e contaminazione. Dove siamo oggi? Qui fisicamente, in fondo a questo corridoio, i piani sono praticamente terra, quindi dicendo sono aziende
tecnologiche, start-up, centri di innovazione, laboratori dell'università e di centri di ricerca. Quindi qui fisicamente, day by day, gomito a gomito, le persone lavorano e cercano di creare del valore e far crescere le proprie aziende e le proprie idee. E noi cerchiamo di dare una mano con quello che sono le nostre competenze in ambito tecnico, quindi il trasferimento tecnologico, e magari trovando anche qualche sostegno economico, quindi project funding a livello europeo e nazionale, per aiutare a crescere queste idee. Ovviamente non solo quelle delle aziende dell'ADO, ma quelle di tutto il network del CSMT, di aziende partner al CSMT. Questo è un po' un elenco di tutto quello che si può trovare all'interno del CSMT, quello che si può accedere, un po' una porta verso tutte queste attività, competenze tecniche, aziende partner dell'ADO, ma anche associazioni e centri di ricerca, quindi centri di ricerca a livello nazionale ed europeo in questo momento, a cui attraverso noi, con il nostro aiuto, si può accedere e si può iniziare a lavorare, a instaurare una relazione, una collaborazione proficua. E poi ovviamente le aziende stesse che fanno parte in questo momento del lab, sia fisicamente qui che comunque partner del lab e partecipano attivamente alle nostre iniziative, sia qui, quindi fisicamente all'interno del CSMT, che all'interno dell'altra sede di Gardone Valcrumpia. L'importante in queste aziende, sia le precedenti che queste, non è la partecipazione a un club esclusivo o qualcosa del genere, ma è la collaborazione, cioè il contenuto che queste aziende, le persone che partecipano in queste aziende danno, che vogliono dare, continuamente danno, per la creazione di collaborazioni, di progetti, di idee, di visioni, che noi cerchiamo poi insieme, di mettere insieme e far nascere qualcosa di più grande. Da sole, probabilmente queste singole aziende farebbero tanto, fanno tanto sicuramente da sole, ma il nostro obiettivo è che insieme si possa fare di più. Questo è l'obiettivo. E tutti questi luoghi, diciamo, che sono un po' come le medagliette dei Boy Scouts quando si raggiungono, insomma, risultati sempre migliori. È sempre un premio avere un'azienda che in noi crede e vuole continuare in questo progetto e vuole far parte di questo progetto, per noi è ovviamente valore e ovviamente motivo di vanto. Questa è la nostra sede di Gardone Valcrumpia, che è giusto nominarla perché l'Open Innovation Lab tecnicamente nasce lì, nasce un'iniziativa di questa nostra sede, di quello che noi facciamo all'interno di questa nostra iniziativa fisicamente a Gardone Valcrumpia, in Liberty, e ha questa sede che vedete è rossa, molto bella, molto Liberty, ovviamente, con degli spazi che sono a disposizione in questo caso per la Open Innovation Lab. Quindi i team che volessero utilizzare la sede là o qui presso il CSMT hanno a disposizione gli spazi per poter lavorare, incontrarsi con le aziende, sentirsi, portare avanti i propri progetti in questi spazi che ovviamente sono a disposizione. Che cos'è l'Open Innovation Lab? Allora, Open Innovation Lab parte dalla parola lab, che è abbastanza semplice, dal concetto di Open Innovation, che ovviamente mi sono fatto aiutare dal mio assistente personale, che mi ha chiesto di generare in 10 parole cosa vuol dire Open Innovation, e mi ha generato condivisione di idee e collaborazione esterna per accelerare l'innovazione interna. Quindi, quasi giusto, perché ci hanno messo 11 parole, però non andiamo a spaccare il capello, però è importante il fatto che mi abbia detto che è una collaborazione esterna, ma per accelerare qualcosa interno all'azienda. Ed è quello che noi vogliamo fare con questo Open Innovation Lab. Cosa vogliamo fare? Abbiamo sfidato, tra virgolette, le aziende, abbiamo anche moderatamente insistito, però ha rotto le scatole il giusto, per proporgli e cercare di tirare fuori da loro delle idee che loro in azienda per N ragioni hanno idea, progetto di portare avanti, hanno interesse a portare avanti, e abbiamo detto ok, ci mettiamo noi delle persone, troviamo insieme delle persone competenti, interessate, che vogliono mettersi in gioco, che vogliono uscire dal proprio quotidiano, che vogliono fare qualcosa in più, per collaborare con voi e portare avanti questi progetti. E quindi questo progetto adesso è nato ed è appunto si basa sul
utilizzare quelle persone, le competenze di startup, spin-off, studenti, aziende, e via dicendo, per creare nuovi progetti, collaborazioni che sono poi il cuore che queste aziende hanno voluto condividere con noi e che hanno messo a disposizione. Dove siamo in questo momento? Questo è tutto il percorso, in questo momento siamo qua. Quindi un po' di lavoro dietro moderatamente è stato fatto. Siamo a questo punto all'avvio del percorso, quindi siamo qua noi per fare insieme il kick-off e il pitch showcase, qui poi iniziamo a lavorare veramente sulle attività, iniziamo a produrre contenuti, valore, dicendo, e poi avremo gli output finali tra qualche mese, non c'è più la data, mi gioco il gol di potervi comunicare più avanti, quindi dovrete per forza leggere le nostre mailing list e stare attenti alle comunicazioni, perché questa informazione ancora non c'è. Però a questo punto siamo all'avvio dei lavori. Forse non più? Sì, 8 settimane. Prova. Ok. C'era. 4 settimane. Sì. Ah, fa niente, però la mailing list bisogna leggere. No, l'hai fatta apposta. Allora. C'è scritto, ma chicco, non potrebbero essere 7, no? Chi lo sa? In questo percorso cosa vogliamo fare? Non vogliamo realizzare soltanto delle cose, dei software, dei circuiti, dei contenuti, dei fogli, dei report. Vogliamo creare del valore. Valore che deve stranamente nascere da questa iniziativa, ma che non si deve fermare a questa iniziativa. Questa può essere vista come la metafora di prima dell'acqua e delle onde all'interno del sasso, quindi è un po' questo il concetto. Da qui noi vogliamo far partire qualcosa, non vuole concludersi qui l'attività. Vorremmo che poi queste attività potessero continuare nella collaborazione tra i ragazzi, le startup e le aziende, oppure che le aziende capiscono e iniziano a fare il progetto in un'altra maniera, o cambino, o le startup trovino delle idee su cui lavorare e crescere. Quindi dall'inizio si parte allo sviluppo delle risorse, ma poi si arriva fino a occasioni di sviluppo imprenditoriale, stimola l'innovazione in generale. Quindi quello è l'orizzonte che noi ci diamo. Il limite che non ci diamo è un limite. Da qui si vuole fare qualcosa di grande, non sappiamo quale sia. Quindi l'Open Innovation Lab è la nicchia da cui vogliamo partire. Non è ovviamente l'obiettivo che si vuole semplicemente raggiungere. Ovviamente c'è una struttura all'interno dell'Open Innovation Lab, adesso sono un po' di dettagli tecnici, c'è un corso speso per i ragazzi, il tempo e gli spazi che hanno a disposizione, ci sarà alla fine una competizione, quindi i risultati portati dai diversi dei tre team saranno valutati oggettivamente, e quindi non sarà semplice, lo dico subito, perché non sono tre progetti simili. Quindi facciamo tre progetti sull'intelligenza artificiale che in questo momento va particolarmente di moda, e si confronta chi ha fatto il progetto migliore. Qui è un po' diverso, lo vedremo dopo. I progetti sono molto diversi tra di loro, quindi in questo caso abbiamo proprio spaziato tra le diverse necessità delle aziende, le opportunità, le competenze che c'erano nelle persone. Questo però può essere uno stimolo per una nuova esperienza di Open Innovation Lab che può essere tirata. Quindi dire, ok, questa esperienza è andata, abbiamo capito come ha funzionato, abbiamo ottenuto dei risultati positivi, cosa facciamo la prossima volta? Proviamo a farne una mirata su, ancora banalità, intelligenza artificiale o altro, oppure sui temi relativi particolarmente alla sostenibilità, al cromo esavalente, alla metatronica, ci sono n.000 temi su cui ci si può concentrare. Se noi troviamo l'iniziativa, l'idea, il tema che aggrega più di una realtà imprenditoriale, tipo il tema universitario, quali competenze si possono trovare, le idee si possono trovare, su quale si può lavorare. E allora a quel punto si può anche fare un sistema e cercare di dare ancora più valore. Quindi questa potremmo lasciarsela come idea per la prossima versione dell'Open Innovation Lab. Ma concentriamoci su questo, sennò inizio a parlare di tantissime altre cose. Questa è la struttura del percorso, quindi saranno 8 settimane. I team si gestiranno come vorranno con le aziende relativamente con i team, si vogliono vedere ogni settimana, una volta al giorno, la sera, 15 giorni, quello è il tag time è deciso dalle aziende. CSMT mette a disposizione per ogni team un mentor, quindi una persona esperta delle tecnologie e dei argomenti trattati
all'interno del progetto, in modo che possa dare una mano a organizzare il lavoro, a chiarire gli obiettivi e a organizzare team e attività. Per far questo, organizzare, prendo il gancio e chiedo a Debrande se ha tempo di, e voglia di presentarci questa applicazione. Quindi dovete farlo su PC del computer. Startec è quello che Debrande sta ovviamente presentarti meglio quanto posso fare io, però all'interno di questo progetto abbiamo fornito anche questo supporto software sviluppato da Startec per la gestione di progetti, quindi gestione di progetti con una lavagna Canva, quindi, però molto semplice, smart, su applicazione mobile e web. Al di là dei tecnicismi che adesso ci fanno vedere rapidamente, il punto è che tutte le aziende e i gruppi possono sfruttare anche questo modo di lavorare per capire come lavorare insieme, come monitorare l'avanzamento delle attività e vedere in tempo reale come vanno. Prego, ti lascio. Bravo. Da parte. Allora, molto piacere, mi chiamo Ilia Brandi Vendere, sono uno dei fondatori di Startec. Startec è una realtà nata 3 anni fa a Brescia, siamo bresciani, anche se non sembra dal mio accento, che poi in realtà la scoprirete che non è inglese. La nostra idea è stata quella di avere in squadra, partendo da subito, dei ragazzi giovani, tolto il sottoscritto, la media dei nostri ragazzi, dei nostri collaboratori di 25 anni. Quindi questa cosa, insomma, ci gratifica molto e figlio della loro esperienza è nato questo progetto, è nato questo prodotto e qui vi racconto cosa fa Startec, che fa servizi digitali. Per cui sostanzialmente progettiamo applicazioni che poi dopo mettiamo sul mercato con la formula as a service, quindi sostanzialmente con un approccio di natura pagamento, rente, mensile, eccetera. Quello che, come diceva Gabriele, l'applicazione nasce in pancia a Startec, non è uso volontario, quindi sostanzialmente i team che vorranno utilizzarlo saranno, io mi auguro, saranno contenti e saranno lieti di poterlo utilizzare. Credo che non facciano anche diciamo massa sul tema della valutazione finale dal punto di vista della bontà del progetto, quindi sostanzialmente è una base volontaria vostra l'utilizzo, e l'obiettivo è quello di creare un ambiente collaborativo, ovvero un ambiente in cui gli stakeholders principali, quindi le aziende che lanciano il progetto, i team che lavorano, composti da startup piuttosto che da ricercatori, piuttosto che da figure professionali, possano insieme collaborare e vedere esattamente di volta in volta qual è lo stato del progetto, in modo molto easy, smart, perché sono queste le regole che ci siamo tra virgolette imposti, e con l'obiettivo, come raccontava il nostro CEO di CSMT, di integrarci vuol dire non generare quella supervisione e controllo massivo, ma essere informati del suo stato avanzamento lavoro. L'approccio è l'approccio con la metodologia Agile, come vedete qui nella conformazione Kanban. Lascerei la parola a Federico solo perché è uno dei progettisti dell'applicazione, a raccontarvi velocemente come funziona, vi portiamo via pochi minuti, non di più, dopodiché siamo a disposizione per essere torturati su tutte quelle che sono le domande e le curiosità che vengono fuori. Credo che sia... Ecco, come diceva prima il Debrande, Tuidu funziona come un Kanban, quindi ci si segna le attività e poi successivamente gli utenti potranno spostare l'attività e segnarsi, diciamo, il percorso delle loro attività. Ogni attività può essere assegnata alle persone di un gruppo oppure a tutto il team, e ci si può dare una priorità che è contrassegnata dal bordo dell'icona. All'interno di un team, quindi di un gruppo, ci si possono inserire più persone con diversi ruoli. Abbiamo l'owner, che sarebbe il team leader, quindi è colui che può creare le attività e assegnarle agli utenti. Poi ci sono gli utenti, che quello che possono fare è spostare l'attività seguendo il flusso di lavorazione, quindi prima la to-do, quindi da lavorare, WIP, che sta per work in progress, quindi lavorazione, e poi quando sono terminate le spostano in done. Poi l'ultimo ruolo che è stato previsto dalla piattaforma è quello di supervisore, che sostanzialmente all'interno del team non può fare niente, ma ha visibilità di tutto. Un utente, per spostare un'attività, basta che la prenda, la sposta e viene portata nello stato di lavorazione successivo, e agli owner, quindi ai team leader del gruppo, viene inviata una notifica della modifica dell'attività.
Bene, infatti da un punto di vista di semplicità, di avere smart come ci piace raccontare, tutte le figure che sono all'interno di un team possono ricevere senza nessun tipo di grande fastidio quelli che sono gli stati di avanzamento di una singola task. La progettazione di task viene decisa da Londra attraverso tutti i compiti che vengono fatti. Il tutto serve per condensare l'attività in poco tempo, perché come abbiamo visto ci sono 8 settimane per sviluppare, diciamo, l'idea che c'è all'interno del contest, sì. E l'idea di essere dispersivi non è il massimo dell'efficienza. In questo modo vogliamo dare uno strumento che possa essere di utilità per tutti, sia per, ripeto, per chi ha lanciato il contest, per il progetto, sia per chi ci lavora, in modo tale che tutti quanti siano in grado di monitorare gli stati di avanzamento. L'interoperabilità della soluzione fa sì che non solo siamo, diciamo, l'applicazione di siete all'interno del desktop, qualsiasi computer, bensì anche sullo smartphone o tablet. Quindi, nella stessa metodologia, vi è un formato, ripeto, qui molto più user experience, per molto più divertente. Immaginate, non bisogna utilizzare un mouse per trascinare le attività, ma qua si usa lo swipe, un po' come ci hanno insegnato ormai tutti i vari social. Quindi trasferiamo le task da un flusso a un altro attraverso un semplice gesto con il pollice. Ormai col pollice facciamo di tutto con lo smartphone, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere molto intuitivo. La possibilità con l'interfaccia di tenere monitorato tutte le attività. In ultima analisi, quello che abbiamo preparato per CSMT, quindi per Open Innovation Lab, abbiamo sostanzialmente già progettato i tre team di lavoro. Questa è la vista che ha CSMT dal punto di vista globale, quindi la macro vista, poiché può controllare, cioè controllare, può monitorare e essere informato, quindi di essere consapevole di tutte le varie fasi che hanno i vari gruppi di lavoro, i vari progetti. Va da sé che ogni progetto vede esclusivamente quello che infanzia il proprio progetto, quindi non c'è, diciamo, una sorta di interconnessione per un tema anche di natura semplice, di non dare un overload di informazioni. Noi personalmente, io sono coinvolto con Giorgio su uno dei progetti con AQM, poi si riparlerà. Chi volesse, per gli altri team, voler fare utilizzare questo strumento, è molto semplice, viene identificato un owner. A questo owner facciamo una piccola formazione, perché adesso siamo stati molto veloci nel raccontare, nel far vedere, una piccola formazione, e poi diamo tutti gli strumenti per poter aggiungere le persone. L'applicazione free si può scaricare probabilmente sui vari store, e invece la versione web è un portale che chiaramente si entra con i credenziali. Io concluso, spero di essere stato chiaro. Grazie mille, è stato agile. 10 minuti di lavoro. Fantastico. Questo è uno strumento, come stiamo facendo, che è a disposizione del lab, ovvio, secondo noi è uno strumento utile, se non questo, il team troverà un altro modo per organizzarsi, ma ovviamente per fare un lavoro in team che hanno persone eterogenee che vengono da aziende diverse, devono coordinarsi da 6 tempi, fare questo strumento va trovato. Bene, abbiamo pensato che questo potesse essere un'ottima soluzione. Ora, adesso passo un attimo il microfono, che vero funzioni. Passiamo quindi nel cuore dell'attività del lab, che sono i progetti del PRO. Quindi abbiamo visto un excursus di cosa sono i progetti, e cos'è il laboratorio, quindi come funziona. Adesso cerchiamo di capire quali sono anche i progetti e di condividere quali sono le attività. Allora, ho lasciato il microfono. Prendi. Allora, aspetta che abbiamo fatto il cambio. Vai. Allora, partiamo da il primo progetto. Quindi, come avete visto dall'interfaccia precedente, i progetti sono 3. Il primo progetto è il progetto che è stato la challenge che è stata lanciata da UM. In questo caso si tratta di un progetto per la realizzazione di un studio, di un software, per, in particolare per la fruizione di contenuti online, che in questo momento sono sul supporto cartaceo, postarli online in modo da permettere anche la collaborazione e la condivisione appunto in digitale. Parte fondamentale di questo progetto è il fatto che i contenuti sono, poi Gabriele ce lo scriverà, ma sono
in questo momento appunto solo cartacei, e portarli su con la parte digitale apre a tutte nuove possibilità, quindi la possibilità di aggiungere da parte degli utenti dei nuovi contributi, modificarli in temporale, quindi di rendere più dinamici. Tutte queste cose vanno gestite, va reso più fruibile anche da parte dell'utente un contenuto che prima era su fogli, e quelli rimanevano, che sempre li trovavo, adesso deve avere una struttura diversa, quindi la struttura in capitoli, la struttura in collegamenti tra i vari elementi, in modo da essere il più facile possibile per l'utente di accedervi, capire, e senza perdere ovviamente la qualità del contenuto che finora è stato creato negli anni da AQM. E questo è il task del progetto. Gabriele, se ti chiedo, giusto per così ti rompo le scatole subito, per quelli pochissimi che non lo sanno, AQM cosa fa e quindi perché questo progetto è un progetto di open innovation, quindi vuol dire aprirsi come hai detto prima. Ok. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Gabriele Cesini, sono l'amministratore delegato e direttore generale di AQM, che è un centro di servizi tecnici che ormai ha passato i suoi 40 anni di vita, si occupa, come dice la definizione sul tuo blog, di servizi tecnici per l'impresa. Significa per noi occuparci di analisi di materiali, di consulenza tecnica, formazione tecnica, per quelle imprese che sono tipicamente afferenti al mondo della meccanica e della metallurgia. Noi gestiamo e serviamo in Italia qualcosa come 12.000 imprese, dal nord Italia dove abbiamo sede, ovviamente più concentrate per ragioni geografiche, per ragioni di densità industriale, fino ad arrivare anche alle parti più lontane da noi. E abbiamo anche clienti di tipo internazionale, perché sono ovviamente dei settori che hanno a che fare con una tematica, che è la metallurgia, la meccanica, ovviamente, che ha una diffusione internazionale. Nell'ambito dei servizi tecnici di AQM, oltre all'attività di analisi, prove, misurazioni, consulenze e formazione, come vi dicevo prima, dal 2006 noi siamo diventati anche una casa editrice e abbiamo deciso di trasformare la nostra esperienza sui materiali, sui trattamenti, sulle lavorazioni dei materiali metallici in collane tecniche scientifiche che hanno come fil rouge la metallurgia e la tecnologia di lavorazione e trasformazione dei materiali metallici. Quindi partiamo nel 2006 con una serie di pubblicazioni che tra l'altro sono ancora in vita, perché la prossima pubblicazione sarà proprio quest'anno, sarà tra l'altro la riedizione del primo volume della collana dei criteri di lavorazione e trattamento dei materiali metallici, e nel proseguo della nostra attività diamo corpo anche a quello che chiamiamo collana degli atlanti metallografici, ok? Nella metallurgia c'è una scienza, una derivazione della scienza metallurgica importante, che è la metallografia, che ha il compito di studiare la struttura dei materiali metallici attraverso l'osservazione microscopica, okay? Cosa che fornisce informazioni di altissimo contenuto e di altissimo valore. Giusto per farvi un parallelo, è come trasferire il concetto di analisi dei tessuti organici che si fa in ambito medico, in ambito biologico, al mondo dei materiali metallici. Quindi si studia la struttura dei materiali metallici per poter capire qual è stato il ciclo di lavorazione, quali sono i trattamenti termici, le tipologie presenti. E questo per gli addetti al mestiere, per gli addetti ai lavori, è una tecnica di indagine estremamente potente, perché permette di raccogliere informazioni molto preziose, permette, come vi dicevo prima, di ricavare informazioni relative a anomalie o necessità di sviluppo e miglioramento dei prodotti. Questa collana editoriale è stata realizzata in formato cartaceo. L'ultima opera è stata tra l'altro editata l'anno scorso in lingua inglese, ed è quella dell'anno scorso relativa alle leghe di alluminio, alle leghe di magnesio e alle leghe di zinco. A un certo punto di questa esperienza, a partire direi verso l'inizio del 2022, ci siamo immaginati di trasformare questa tipologia di prodotto editoriale in qualcosa che potesse essere fruibile in modo internazionale. Quindi trasformare una pubblicazione in lingua, fondamentalmente in lingua italiana, che è una raccolta di immagini, se vogliamo semplificare al massimo il concetto di un atlante metallografico, è una raccolta di immagini che descrive determinate situazioni di materiali, di leghe di trattamento, di condizioni di lavorazione e di fornitura. Abbiamo deciso di immaginare questo prodotto disponibile a livello internazionale attraverso una piattaforma web.
con una caratteristica però importante, l'open source, cioè la possibilità di poter espandersi nel tempo attraverso contributi interni di AQM e attraverso contributi esterni di chi è fruitore della piattaforma, di chi sarà fruitore di questa piattaforma. Quindi è un prodotto che è destinato a diventare qualcosa che non finirà mai di svilupparsi negli anni. Quindi chiunque di interno alla AQM che si occupa di fare attività di metallografia, ovviamente lo fa di mestiere, individuasse e verificasse la necessità di popolare ulteriormente il database con nuove informazioni, nuove immagini, nuove caratteristiche, lo potrà fare ovviamente attraverso un processo di approvazione interno, ma anche chi all'esterno, in qualsiasi punto del mondo, sarà in grado di poter individuare un'opportunità di proposizione, potrà proporre una nuova immagine, potrà proporre un nuovo case history a una valutazione per farlo diventare parte integrante di questo database. Quindi il mandato che noi abbiamo dato a StarTech è quello di immaginare come il potenziale fruitore abbia desiderio di interagire con questa piattaforma, perché i tecnici sono bravissimi a fare i tecnici, immaginano assolutamente quali devono essere le informazioni tecniche contenute, però è difficile poi ottenere un risultato efficiente perché poi si interfaccia con l'utilizzazione, con l'utilizzo di questo strumento. È un po' come avere un'autovettura che ha un motore eccezionale ma una guida, un engine pessimo. Quindi il nostro obiettivo è il motore, lo facciamo noi. Noi di AQM sappiamo come deve essere costruito il motore, ma l'interfaccia vettura, l'engine, lo dovete costruire voi, ce lo dovete meglio proporre voi di StarTech. Quindi la missione assegnata a questi progetti, a questi collaboratori è appunto questa. Diteci come deve essere fatto, cosa si aspetta l'utente potenziale, e intorno a questa ipotesi di proposizione ci lavoriamo insieme. Perfetto, grazie Gabriele. Ti chiedo, a integrazione di quanto detto, un commento sull'approccio Open Innovation. A te, sì. Nel senso, AQM è un'azienda che fa del proprio know-how, della tecnica, esperienza interna, tecnologia, proprio la propria forza. In questo caso andate, tra virgolette, a condividere, hai usato il termine condivisione, collaborazione esterna, un approccio open. In questo vedi un cambio di rotta, un'aggiunta, una cosa è coerente con quanto ho sempre fatto, è solo un nuovo modo di farlo? È un'integrazione, perché l'essere impresa significa gestire le attività in un determinato modo, ma l'impresa, soprattutto al giorno d'oggi, non può essere un'isola distante da un arcipelago, quindi è chiaro che deve esistere un sistema di collaborazione dove anche l'open innovation è uno strumento di lavoro, ok? Quindi assolutamente è una valutazione positiva e, come ti dicevo, un'integrazione necessaria. Ottimo, quindi la metafora dell'isola poi la riciclo sicuramente. Funziona. Il prossimo progetto, vediamo se funziona. Posso chiedere aiuto? Perdonami. Sì, scusami, non ho nominato oggi, ho nominato StarTech, ma non ho adesso ti tocca in transito. Però proprio se non era quindi io giusto, ero passato oltre. Però giustamente a questo punto ti tocca un commento. Quindi perché la domanda che ti faccio è: fino all'altro giorno conoscevi una trante metallografica o per sé essere o. No, greca, no? Siamo già passati a... Sì, no, finiamo... Ok, quindi è un nuovo tema, però... Facciamo. Perfetto. Quindi ci lavoriamo e faremo e otterremo ottimi risultati. Ovviamente dietro a Donda c'è anche tutto il resto dei team, dei ragazzi che... i famosi 25 anni che parlavo prima, quindi non è da sola, anzi, ha dietro un team agguerrito e competente. E questa è una valenza, è una studente assolutamente esterna, che si è integrata. Il next
Il prossimo, scusate, funziona? Sì, si va. Perfetto, dai. Allora, altra azienda, Gruppo Bonomi, e quindi lascio poi a voi l'introduzione di chi è il Gruppo Bonomi, poi entriamo nel progetto. Allora, Gruppo Bonomi, velocemente, senza farvi perdere troppo tempo, è un gruppo che ha base in provincia di Brescia, anche se con le ultime acquisizioni siamo usciti anche dalla provincia per arrivare in Emilia Romagna e anche nella zona di Como. È un gruppo che lo scorso anno, nel 2023, ha fatturato circa 350 milioni di euro, con circa 900 dipendenti in Italia e un centinaio di dipendenti all'estero. Questo solo per darvi i numeri generali del gruppo: attivi nella produzione di valvole e raccordi per la regolazione dei flussi, su un po' tutti con i vari marchi, un po' tutti i settori che ci possono essere, quindi a partire dall'edilizia e residenziale con l'Ottona, in particolar modo rubinetteria bresciana e Frabo, ad arrivare all'oil and gas, quindi valvole ad alte pressioni, ad alte dimensioni con Valpress, passando per gli attuatori e valvole, comunque regolazioni di flussi nel mercato industriale leggero. Mi focalizzo un po' sui due termini che troviamo qua, che sono innovazione e sostenibilità. Per quanto riguarda l'innovazione, abbiamo più di 100 brevetti in questo momento all'interno del gruppo, che rappresentano un po' quella che è la nostra storia, quello che è anche il nostro futuro e la nostra spinta verso l'innovazione, soprattutto di prodotto, perché noi alla fine siamo delle persone che lavorano il ferro e lo trasformano in un oggetto che serve per regolare dei fluidi e lo cercano di vendere a dei clienti che lo utilizzano nei loro impianti o nelle loro case. E questo per noi è molto importante, continuare ad essere attivi nell'innovazione con degli uffici tecnici importanti, con dei nuovi prodotti sempre pronti per il mercato, per soddisfare le esigenze sia latenti che chiare che hanno i nostri clienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, invece, lo scorso anno abbiamo pubblicato il nostro primo bilancio di sostenibilità, è un tema che ci sta molto a cuore. Nel 2014 siamo stati la prima azienda con rubinetterie bresciane in Lombardia ad essere classificata in classe A energetica, che è un vanto che ci permettiamo di ricordare spesso, perché non è una moda degli ultimi anni, ma è una cosa a cui crediamo da lungo tempo. E per quanto riguarda la sostenibilità, in particolar modo abbiamo poi questo prodotto che commercializziamo tramite Valpress, produciamo tramite Valpress, che rientra un po' anche nell'ambito delle start-up, perché abbiamo acquisito alcuni anni fa questa start-up per una valvola a recupero energetico, quindi mettiamo insieme quello che è il nostro core business dal 1901, cioè la regolazione dei fluidi, con quello che è il futuro, cioè l'ambito verde, il green, la possibilità di recuperare energia da un'operazione che fino a pochi anni fa era un'operazione che comportava soltanto la perdita, la dissipazione di energia, come può essere la riduzione di pressione portata all'interno di impianti fluidodinamici. Esatto, questo più o meno velocissimamente l'introduzione del gruppo. Ottimo, grazie mille. Quindi in questo caso parliamo di un piccolo arcipelago di isole, perché il gruppo economico è piuttosto strutturato, quindi manteniamo la metafora. E in questo caso parliamo di un prodotto specifico su cui lavoreranno queste tre persone, Luca, Enrico e Andrea, che come vedete fanno parte di due gruppi diversi. Mentre prima il progetto è stato affidato a una startup a state, quindi seguiranno loro l'attività, in questo caso il gruppo è eterogeneo. E quindi qui l'attività sarà anche cercare di coordinarsi e capire come lavorare. Perché questo gruppo? Perché fanno parte, Luca è un ragazzo che si laurea tra poco in ingegneria ambientale, mentre Enrico e Andrea fanno parte di Green Boost, che è quella parte nascosta dietro la riconna che non riusciamo a togliere, che è una startup. Così è peggio? Perfetto. Va bene, se voglio provare a toglierla, devo cambiare. Che difficoltà ce la sto facendo. Sta arrivando i tecnici adesso. I Green Boost sono appunto una startup che si occupa di tema green. Volete dire un po' la parola, ragazzi? Sì, quindi ne approfitto e
L'industria è una startup che si occupa di accompagnare le società in processi di decarbonizzazione e riduzione delle loro emissioni tramite l'utilizzo di questo strumento di carbonio. E, diciamo, il nostro obiettivo non è quello di utilizzare il credito di carbonio come, diciamo, come strumento da utilizzare tutto, diciamo, su qualsiasi tipo di progetto, di attività. Vorremmo trovare il modo di calibrare l'utilizzo di questo credito tramite anche l'aiuto che possiamo in questo momento portare alle società per aiutarli prima di tutto a ridurre internamente le loro emissioni, trovare dove sono gli spazi di lavoro in cui possono operare direttamente loro, e eventualmente quello che poi può rimanere fuori da questo computo, aiutarli nella riduzione, nella compensazione delle emissioni, in questo caso tramite strumenti che però proponiamo con dei livelli di garanzia di quello che vendiamo molto alti, quindi diciamo riusciamo a essere tranquilli su quello che vendiamo, insomma. Grazie. Oltre a loro, Luca oggi non penso sia qui, no, però per farvi capire che team, le persone che si sono candidate e che poi sono stati scelti per partecipare ai diversi progetti, sono stati scelti poi in funzione delle loro competenze relativamente al progetto. E poco fa parlavamo appunto di un prodotto, perché in questo caso il progetto si focalizza sul prodotto, e quindi chiederei a Claudio di dire di scrivere cos'è il prodotto, così capiamo qual è il topic. Grazie. Come azienda in particolare, con Valpress, perché il progetto si sta facendo con Valpress, siamo entrati nel vivo negli ultimi anni del mondo dell'energia e ci siamo entrati a 360 gradi. Pensate che siamo stati la prima azienda costruttrice di valvole che ha sviluppato un software a servizio dei propri clienti e dei propri collaboratori, che permette di scegliere e selezionare i prodotti in funzione dell'impatto energetico e ambientale che hanno quando sono in servizio. Quindi questa è stata un po' una rivoluzione nel settore delle valvole industriali, anche nel settore dell'oil and gas, che oggi lo chiamiamo il mondo dell'energia, no? Noi siamo leader di mercato, ad esempio, nel mondo della regolazione del gas metano, del gas naturale, e le valvole che nascono oggi in Valpress sono già orientate al trasporto dell'idrogeno e alle miscele di metano e idrogeno, fino ad arrivare appunto poi all'oggetto di questo progetto, che è il prodotto Lock Power, che, come accennava prima Massimo, nasce da una startup e è la dimostrazione concreta che a volte le startup possono arrivare anche a sfociare in una realtà industriale. E questa valvola addirittura permette di produrre energia come byproduct dal suo servizio convenzionale, quindi non toglie nulla al servizio, alla regolazione di un impianto, ma permette durante il normale funzionamento di produrre energia elettrica chiaramente totalmente pulita, a zero impatto di CO2. Nasce così l'esigenza di andare a investigare sulla struttura di questo oggetto, perché chi la utilizza ottiene un beneficio green, ma chi la produce, quanto è sostenibile nel suo ciclo che va dalla progettazione, dalla selezione fino alla realizzazione del prodotto stesso? E appunto siamo rimasti affascinati dalla proposta di questo progetto, perché ci permette di trovare, speriamo, delle risposte importanti che daranno valore aggiunto al prodotto, ma soprattutto creeranno ancora più comunità, perché da questa attività si andrà a imparare sicuramente cose nuove che ci permetteranno di sfruttare maggiormente il potenziale di questo oggetto, che oggi è un po' il prodotto di punta dell'azienda. Perfetto, e grazie mille. Quindi, come avete visto, siamo passati da tema precedente, che era puramente o quasi software, che siamo applicati in una attività molto particolare. In questo momento siamo passati a una parte che è completamente di sostenibilità, quindi in questo caso si andrà ad analizzare il prodotto, e come il prodotto ovviamente non finisce nell'oggetto che
di per sé, ma poi mi segnano i miei colleghi, è un prodotto da qualche parte, qualcuno l'ha costruito, qualcuno l'ha trasportato, qualcun altro lo trasporterà nell'installazione finale e inizierà a funzionare. Non è semplice descrivere la vita di un prodotto e quantificare, appunto come dicevamo prima, quanto è veramente il suo impatto in termini di green all'interno del suo funzionamento, del suo ciclo di vita. E l'obiettivo che ci siamo dati in questo progetto è cercare di iniziare a mettere le basi, a fare delle valutazioni oggettive, anche con un'opinione terza, quindi un occhio terzo esterno, sulle attività che vengono svolte intorno a questo prodotto e al prodotto stesso. E di finta. Sì, sottende questo. E questo lavoro inizierà, quindi è già iniziato, cioè il coffee stasera, quindi andremo poi a svolgere l'attività. Passerei quindi all'ultimo progetto, ma io come lo posso fare da solo. Allora, ultima azienda, in genere, di Avicenna. Lasciate a descrivere chi è in genere direttamente, così non devo riempire il voto. Grazie. Allora, cofondato in genere nel 2022, e fondamentalmente nasce in tutte le aziende da un tipo di persona, no? Basato su di me, che sono una appassionata, che è una parola chiave che ho visto molto stamattina in generale, direi una collezionista di esperienze, curiosa, ecco, sono un po' lontana, no? Però sempre molto focalizzata su questo, sempre stata anche però molto determinata sugli aspetti valoriali che queste esperienze si portavano dietro le mie. Allora, dopo, diciamo, verso la fine del liceo, scegliere l'università e la mamma dice di fare matematica. Io dicevo, sì, tutto bene, probabilmente sono analitica, però io a me piace scrivere poesie. E quindi ho fatto ovviamente 5 anni di lettere e filosofia. Poi però tutti i torti non l'aveva, ma da giovane si tendono ad ascoltare, e così ho cercato di correggere un po' il tiro di un master in management che mi ha portato negli ultimi 15 anni a lavorare sostanzialmente con le aziende, a aprire delle imprese, e in genere la nuova nata ed è quella che sostanzialmente raccoglie un quindicennio, di lavoro dentro le organizzazioni e in parallelo di vita associativa legata a quelle che erano i miei più grandi credo, tra questi sicuramente l'equità di genere, ma in generale una visione di inclusione verso tutte le diversità. E quindi eccoci come le esperienze, i mondi si incontrano e alla necessità quindi di approcciarsi a un tema che è il futuro sociale, perché ovviamente in genere vive di consulenza, ma allo stesso tempo, per esempio, hanno scelto di costituire la sfera del benefit, perché nasceva anche dal desiderio di avere un impatto concreto sul futuro dei miei bambini, che oggi hanno 10-11 anni e domani si abbracceranno, come dire, alla vita vera, concreta di tutti i giorni, e spero che trovino un gap su alcune tematiche chiave, no? Sicuramente ho trovato in CSMT un impatto straordinario, perché l'altra cosa che ho imparato nella vita è che non si può essere tutt'oggi, quindi in genere è un fondamento prodotto, che è fatto di sociologo, quindi si è specializzato nelle relazioni, nelle pubbliche relazioni, anche ingegneria, non ci servono gli ingegneri filosofi, ce lo siamo detti anche, no? Con i direttori in altri interventi, non avevamo il metodo per la ricerca, e avevamo un problema, quello di una misurazione. Perché il problema della diversità e dell'inclusione in generale lo possiamo approcciare, per esempio, utilizzando indicatori come quelli che troviamo nelle certificazioni ESG, no? Ad esempio, che trattiamo spesso, quella che ormai è diventata un trend, la certificazione di genere, che ha indicatori quali quantitativi molto chiari. Sì, d'accordo, ma come la misuriamo davvero per migliorare? Cioè, vogliamo capire, ad esempio, come verificare se il team in azienda è un team propenso alla diversità e all'inclusione, possiamo somministrare dei test, ci sono dei test internazionali sulla personalità e andare come dire, a indagare sul grado di personalità che possiamo come dire, presupporre essere quelli più vicini al tipo di squadra che vogliamo costruire. Ma se vogliamo misurare il benessere, se vogliamo misurare, possiamo fare delle indagini, dei questionari? Non ci bastava. E da qui l'idea di partecipare a questa sfida, di chiedere, come dire, supporto, unire le forze, a contaminarci
con persone con competenze specifiche a provare a costruire, immaginare un progetto di contaminazione, di sinergia, di concretizzazione, di oggettivizzazione di quello che noi abbiamo bisogno di misurare per portare al cambiamento le organizzazioni. Al cambio, come dire, di mentalità, è anche un cambio che è più facile se si ha un sistema di realtà. Perfetto. Partito. Ok, quindi viene da dire che se non si misura sono soltanto delle opinioni, e quindi una misurazione sarebbe utile, e in questo caso l'obiettivo di questo progetto. Questo progetto da chi verrà realizzato? Gianluca e Marta. Gianluca è un studente di dottorato finito, sta per finire, è agli sgoccioli, tra pochi minuti e poi avremo un nuovo dottore. E Marta fa parte di Podue Lab, che è un'altra startup che ci vantiamo di aver dato una mano a creare una sinergia. Posso chiedervi le due parole? Avete Marta? Dai, io così la parola. Buongiorno a tutti, sono allora, il tema sicuramente ci vede, ci ha visto coinvolti e interessati, perché Podue Lab nasce come startup all'interno di una società di progettazione architettonica, quindi progettisti che hanno sempre avuto lo sguardo sull'importanza dello spazio costruito per far star bene le persone. Chiaramente il benessere all'interno di un'azienda non è solo spazio costruito, è organizzazione, sono tantissimi temi che ha già citato Alice. Podue Lab nasce ovviamente quindi con una visione partendo dallo sguardo di un progettista, ma cercando di indagare quelli che sono i rapporti tra l'ambiente non solo costruito e il benessere della persona. Il team di Due Lab che rappresento io oggi qui è costituito da psicologi ambientali, neuroscienziati e pedagogisti, quindi nell'ambito anche della scuola, ma con uno sguardo ovviamente anche più ampio. Quindi abbiamo visto in questo progetto un qualcosa che ci può ovviamente interessare, perché lo sviluppo di questo progetto, nel caso visto, ti tolgo un pochino la sintesi rispetto a quello che dicevi prima, se prima vedevamo del software e il concetto di sostenibilità, in questo progetto vedo uno sviluppo che è trasversale un po', ovviamente ha dei concetti che passano da diverse competenze, quindi dalle scienze umane, quindi da dire al management, al change management all'interno delle aziende, ha probabilmente anche qualcosa che riguarderà user experience, o comunque come raccogliere poi, ok, la misurazione, ma anche come raccogliere, come incentivare la raccolta del dato all'interno delle aziende. Questa è una bellissima riflessione che avremo modo di sicuramente approfondire. Grazie. Io sono Gianluca Di Rosario, dottorando in Università di Brescia. Il mio ambito è quello, diciamo, proprio del benessere attraverso gli stili di vita, ecco perché ero interessato a questa iniziativa. E quindi sì, sono verso la conclusione dei miei 3 anni, sto scrivendo la tesi su un progetto che abbiamo condotto con l'Università di Brescia e un ospedale a New York che si chiama Mount Sinai, un progetto che è stato svolto in Kenya, quindi è una storia un po' lunga che magari potrò avere la possibilità di raccontarvi, però un progetto proprio sulla misurazione di quelli che sono gli indicatori relativi al benessere, alla qualità della vita. In questo caso abbiamo usato le tecnologie indossabili, gli smartwatch, è un prototipo già consolidato, e niente, non vedo l'ora di iniziare, quindi grazie. Bravo. Quindi questo progetto, come vedete, è ancora molto diverso dai due precedenti, però ha trovato l'interesse di due competenze molto molto specifiche e particolari. Quindi mi viene da dire che nel momento in cui c'è una condivisione di un progetto, di un'idea, di qualcosa di valore, le competenze e gli interessi intorno lo si trova, è stata una competenza anche di valore, e
possono dare assolutamente valore aggiunto al progetto. Quindi sicuramente lo sforzo iniziale, il primo passo è quello, come dicevamo prima, come ha detto all'inizio, di mettersi un po' di effort personale da parte delle aziende, di tempo, di risorse, di voglia di fare, vi dicendo, aziende, ma possono essere chiunque, professionisti e altro, però poi i contatti, contaminazioni, persone si trovano e ci sono. E se vengono unite da un tema che le accomuna, da un interesse che le accomuna, poi sicuramente il valore che si può generare è sicuramente più alto di quello che si potrebbero generare singolarmente. Si innescano dei meccanismi sicuramente positivi. Ecco, questo progetto, e come tutti tra i progetti, hanno alla fine comunque l'idea di collaborazione verso l'esterno, l'interazione del prodotto verso l'esterno. Nessuno di questi progetti è un progetto per cui voglio migliorare soltanto il mio prodotto interno, il mio progetto interno. Sono tutti progetti per cui dicono: ok, ho una conoscenza ma voglio condividerla con l'esterno, devo trovare uno strumento adatto per condividere con chi coinvolge. Voglio oggettivare com'è il benessere interno di un'azienda, voglio capire come il mio prodotto impatta l'ambiente verso l'esterno. Quindi tutti questi progetti sono progetti di relazione, di condivisione, comunque che hanno questo punto tra di loro. Quindi questo secondo me è una cosa molto, molto, molto positiva, forse anche per questo che poi è stato possibile trovare delle persone che in questi progetti credessero e volessero partecipare, perché altrimenti non manca una parte di coinvolgimento e di engagement delle persone, quindi in questo caso è stato assolutamente chiaro e condiviso. Vi chiederei se avete un ultimo punto, un ultimo commento, un'ultima nota su quelle che possono essere in generale, al di là di questo progetto, idee, collaborazioni che avete, approcci che avete, che potreste avere nel futuro, sempre in ottica di collaborazione di Open Innovation, perché la nostra, questo è un'iniziativa di Open Innovation, che può essere buona, può avere difetti, può essere migliorabile sicuramente, però è un'iniziativa, e come questa vorremmo che ce ne fossero tante altre, se ne fossero 50, soltanto va bene, saremmo solo più contenti, non è che vogliamo avere noi il cagliardetto dell'esclusività dell'idea, anzi. E quindi chiedo voi se oltre a questa prima o ennesima esperienza che avete poi idea di realizzare, farne altre e procedere su questa linea, su questo tema. Io mi lancio questo microfono, poi passo la palla. Più su un concetto, sulla tecnologia, la tecnologia come accelerazione, no? Perché in fondo in questi progetti c'è tanto di questo. Ho sempre pensato che gli strumenti della macchina fossero solo macchine, il telefono serve per telefonare, se no al telefono diventa mobile, poi legge anche le mail, come dire, non è il concetto chiave. Oggi sarà anche trascorso un po' più 40, ho capito invece che questa interazione uomo-macchina può fare la differenza, no? Penso al gap ancora di genere, no? Dico che ci vorranno 130 anni per superare, dico, no, caro 130, dobbiamo, non possiamo più fare una maratona in cui ci passiamo, come dire, la fiaccola velocemente, ma dobbiamo fare lo scatto tutti insieme. Penso che anche questa riflessione tecnologica che porta, quindi qui sarà degli output, ma è il processo che faremo insieme, che sarà quello, insomma, che andrà a capire come la tecnologia diventa un'accelerazione che diventa collettiva, di comunità, non più solo filosofica, ma auguriamoci di dati concreti. Molto interessante che l'aspetto che è molto diverso dal nostro approccio. Noi siamo metalmeccanici, acquistiamo materia prima, la trasformiamo e la vendiamo. Questo è il nostro business. E l'importante per noi in questo genere di iniziative è quello di poter contaminare quello che è il nostro core business con delle idee che vengono dall'esterno, dai ragazzi di 25 anni, dai discorsi sulla parità di genere, tutti questi aspetti che magari nella nostra quotidianità li lasciamo un po' da parte perché non ci pensiamo, perché il nostro core business, ripeto, è acquistare materia prima, trasformarla, venderla. E il fatto di avere la possibilità di partecipare a questi progetti è quello che invece ci fa fermare un attimo e ci fa alzare la testa e dire
cosa succede nel mondo, cosa pensano i ragazzi giovani e come possiamo fare noi per andare incontro alle esigenze di questi ragazzi, all'idea che hanno loro di futuro e come possiamo essere attrattivi anche sicuramente per i giovani talenti che entrano nel mondo di lavoro, del lavoro, e come possiamo avere sempre noi una funzione anche sociale dell'impresa superiore rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi o abbiamo avuto nel passato, e mantenerci, diciamo, al passo con i tempi grazie proprio alla finestra che riusciamo ad aprire sull'esterno, grazie ad associazioni anche come quella di CSMT, che ci permettono di confrontarci con aziende che come noi hanno un focus, un core business, ma hanno allo stesso tempo la necessità e l'interesse di guardarsi in giro. Bene, bravo, grazie. Hanno già detto tantissimo, non posso aggiungere molto. Solo una nota, fare innovazione e anche passare attraverso l'open innovation non è una cosa facile. Quando è stato proposto da QM un progetto di questo genere, ovviamente c'è un potenziale di interesse elevato, ma cercare il progetto giusto su cui andare a fare l'esperimento non è una cosa scontata. Quindi, come tutti i mezzi di lavoro, anche questo è uno strumento di lavoro potentissimo, non può essere l'unico, ma è uno strumento sicuramente da sfruttare al meglio. Quindi per noi è un'esperienza, direi, innovativa per se stessa, però ha delle potenzialità ovviamente che raggiungono il massimo delle aspettative quando riesci a individuare il filone giusto a cui dedicare questo tipo di approccio. Quindi se ne avremo altri sicuramente ci saremo. Bene. Quindi diciamo che posso fare una rapida sintesi, appunto, questo sembra fatto quasi apposta, gioco di prestigio, la scritta già fatta, quindi i progetti non sono il fine, ma il pretesto per crescere insieme. Quindi questi progetti, ovviamente, come dicevamo all'inizio, come abbiamo concluso alla fine, per fortuna, se no questa slide era difficile da scherzo, però è andata tutto correttamente, quindi vuol dire che c'è unità di pensiero, di visione, condivisione di obiettivi, condivisione di strategie e di interesse. Quindi l'obiettivo che noi ci vogliamo porre, come diciamo all'inizio, come concludiamo alla fine, è che questo progetto sia l'inizio, un esempio, un seme, una miccia da accendere, una scintilla da cui poi possiamo far gemmare tutti gli altri progetti, le altre iniziative che possono nascere per cogliere tutte queste iniziative tecnologiche, le possibilità che ci sono, da cui la nostra quotidianità, il nostro lavoro probabilmente ci distrae, perché siamo giustamente focalizzati su quello che è il nostro lavoro, la nostra quotidianità, e risolvere i problemi quotidiani, ma questa è una possibilità per riuscire a aprire una finestra e venire e avere il coraggio di guardare fuori questa finestra e mettersi in gioco. Magari fuori piove, però magari c'è il sole, e quindi quella volta che c'è il sole è un bel risultato. Quindi vi ringrazio tantissimo per i vostri commenti, per avermi dato una mano a condividere questa idea, questo messaggio, questo progetto che non era facile condividere se non nelle slide di contenuti, in tutto il progetto vero, sono poi le parole che abbiamo detto e le impressioni che ci siamo dati e le idee che abbiamo condiviso, quello è il vero progetto, tutto il resto è quello che serve per farlo funzionare, che è necessario. Quindi vi ringrazio, se avete tempo di fermarvi ancora una mezz'oretta, il tempo che avete a disposizione, e felici, facciamo ancora quattro parole, e grazie a tutti, buona giornata.